Rita 4-0 contro il campione di Svizzera. Come hai visto tu il gioco? Ma quello che abbiamo chiesto alla nostra squadra, naturalmente noi siamo ancora in una fase di preparazione, era quella di iniziare a trovare quei meccanismi e quell'aggressività che il campionato poi ti richiederà e soprattutto la Champions League. Quindi direi che siamo partiti subito bene, abbiamo fatto a mio avviso una buona mezz'ora del primo tempo e poi continuando per il resto della partita comunque a mettere in difficoltà i nostri avversari. Dopo nel secondo tempo il Zurigo ha fatto più di pressione. Tu avevi aspettato che questo passasse? Ma sì, certo, lo Zurigo è una squadra forte, è una squadra campione di Svizzera, è una squadra che ha sempre fatto bene anche in Champions League, quindi una squadra attrezzata, sapevamo che sarebbe poi uscita, ma noi abbiamo voluto comunque tenere il campo e mantenere comunque un risultato che ci dava favorite per tutto il primo tempo. Domenica c'è il PSG, che credi che va a essere un gioco difficile quando ci perde con 6-0? Beh, certo, il Paris Saint-Germain è una squadra top in Europa, seconda nel ranking europeo e naturalmente sarà una partita molto, molto difficile. Noi siamo qua naturalmente per fare esperienza e quindi ben vengano partite di così alto prestigio. Credi che questa esperienza di questo torneo sia buona anche per la Champions, che aveva scoperto oggi l'avversario per la prossima settimana? Certo, noi siamo qui proprio per questo, sappiamo e sapevamo che in Champions League avremmo comunque affrontato una squadra di livello e quindi tornei come questi ti aiutano a entrare nella mentalità europea del calcio internazionale.